Con un colpo solo lo stendo. Tu che cazzo riprendi, eh? Ma lo sapete quanti cinquantenni e sessantenni mi trovo io? Ah, avvocato. Fatemi metta, dimmelo. Guarda che giocare online è matematica, è statistica pura. Cazzo. Viviamo in un mondo feroce. Andiamo alla velocità della luce. Possiamo fare tutto. Certo. Abbiamo tutti paura. Un cast d'eccezione in un film che nasconde tutte le insidie del web. Prego, non mettere in mezzo la mia famiglia. Non puoi mettere in mezzo la mia famiglia, hai capito? Ciao, sono Sandro e sono una checca. Avanti, dillo. Mi chiamo Sandro e sono una checca. Qua dentro c'è il tuo filmato. È una trappola. Don Luciano, fuori, sono scritto bruttissimo. Quale scritta? Per quanto mi riguarda, potrebbe essere davvero un pedofilo. L'unica risposta che possiamo dare a questa gente è che non dobbiamo piegarci, capito? Non dobbiamo avere paura. Lo sai che io posso farti del male se voglio? Un'ultima possibilità. Lo sbanco quel sito di merda. Mamma! Ricco di colpi di scena, ti trascina in un mondo virtuale dove ognuno di noi è una vittima inconsapevole. È tutto lì, tutto filmato lì dentro. Bacia l'asfalto. Bacia l'asfalto, Pinocchio. Cosa sta succedendo? A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobot, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Pure arriva. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!